Noi in queste serre oltretutto abbiamo un fabbisogno energetico molto alto, diciamo consumiamo il doppio di una serra che fa le colture normali, perché coltivando piante tropicali e coltivando ininterrottamente 12 mesi all'anno, noi scaldiamo praticamente da settembre a maggio compresi, tutti i mesi, per mantenere il minimo di 18 gradi. Pertanto da noi l'aspetto energetico è considerevole. E allora noi siamo partiti con questa iniziativa perché ancora circa 15 anni fa abbiamo già avuto un'esperienza a biomassa, però bruciavamo sansa di oliva, nocciolino, pinoli. Poi abbiamo abbandonato perché il mercato andava molto male, nel senso che i prezzi erano andati troppo alti, e nel 2008 invece siamo partiti un po' alla disperata, perché ci siamo trovati con, noi andavamo a gas metano e ci siamo trovati tutta la primavera a mettere tutti i soldi nell'aspetto energetico per pagare le bollette di riscaldamento. Si parlava di bollette da 30-40 mila euro al mese di gas naturale. Siamo partiti quindi con questo impianto a cippato in legna, in modo da poter avere il materiale più reperibile in zona, senza dover, come facevamo una volta, recuperare più o meno nel sud dell'Italia. Questo qui è un impianto di carico di impianti di pettonaggio di calcestruzzo. E un po' siccome ho un po' di esperienza in giro di varie cose, ho visto che andava molto bene l'adattamento a questa esigenza. Corpo caldaia vero e proprio, la caldaia fa nominali 1.850 kW. Quando la temperatura dei fumi in uscita supera i 150 gradi, noi deviamo il fumo dentro questo recuperatore di energia e riusciamo ad avere quasi altri 500.000 kcal. A questo punto i fumi non vanno più fuori a 250 gradi, 220, 200 gradi come quelli di una caldaia a legna, ma riusciamo a mandare fuori i fumi in ambiente solo a 100 gradi. Il vantaggio termico è indiscutibile, è anche in termini di consumo. I due tubi neri che si vedono in fianco al camino orizzontale, che poi scendono, si interrano per circa un metro e poi attraverso questa strada di collegamento vanno a raccordarsi all'impianto delle serre più vicine all'abitazione, e di conseguenza poi da lì ci siamo staccati anche per scaldarci su due abitazioni.